treno d'Italia. Per la sua bellezza paesaggistica è denominata la Transiberiana d'Italia. Stiamo parlando della Sulmona-Carpinone, la tratta ferroviaria dismessa lo scorso 12 dicembre da Trenitalia perché è improduttiva. Un colpo al cuore per i piccoli centri montani serviti dalla linea che non hanno nessuna intenzione di rassegnarsi. A dare una nuova speranza è intervenuta la Sangritana con un progetto di rilancio per il trasporto e per il turismo. Presenti al tavolo tecnico presso la sala polivalente della Sangritana a Lanciano, gli assessori regionali ai trasporti di Abruzzo e Molise, i presidenti delle province di Isernia, L'Aquila e Chieti, una ventina di sindaci abruzzesi e molisani. Quattro le ipotesi sulle quali lavorare, la prima delle quali, la più fattibile, prevede un costo di 3.400.000 euro. Il presidente Pasquale Di Nardo. Sono 3 milioni e mezzo che andrebbero ad offrire quattro coppie di treni da Sulmona verso Isernia, non vuol dire solo Isernia, vuol dire anche Napoli, piuttosto che non vuol dire solo Sulmona, ma vuol dire anche Aquila o Perugia, quindi una possibile attività di impresa che può essere facilmente raggiunta. A servizio della linea lunga 118 km, l'Aquilotto, un apposito treno diesel rammodernato con una spesa di 300.000 euro ed inaugurato proprio oggi. Tra gli amministratori presenti al tavolo tecnico il vice sindaco di Carpinone Raffaele Biondi. Carpinone è legato molto a questa tratta ferroviaria perché è stato il nostro sviluppo negli anni precedenti. La ferrovia ha portato solo beneficio al nostro paese, quindi è la nostra volontà quella di continuare in questa rotta e di dare tutta la possibilità di portarla avanti. Certo i problemi economici che attanagliano i comuni, le regioni e lo Stato italiano sono gravi, però sono convinto che con un progetto serio, concreto e con dei ritagli giusti si trovano anche le risorse per portare avanti questo progetto. Tutti pronti dunque a trovare la migliore soluzione, soprattutto i soldi. Polemico con Trenitalia l'assessore regionale ai trasporti del Molise Luigi Velardi, che accusa la società di sacrificare lo spirito di servizio sull'altare del profitto. Le ferrovie ormai hanno perso proprio dal punto di vista culturale il senso della loro attività, del loro agire quotidiano. Questa è un'azienda industriale ormai, guarda il conto economico e ha perso di mira quello che è proprio elettivamente uno spirito di servizio, un'attività di servizio verso il pubblico. Questo non esiste più.